Pesaro 2024 cala i suoi primi assi e in occasione degli Stati Generali del Turismo il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini hanno annunciato i primi eventi in calendario di quello che hanno definito l'anno straordinario che vedrà Pesaro protagonista in Italia e nel mondo come capitale della cultura. Saranno circa 1000 gli eventi a partire dal Grande Natale che verrà inaugurato il 26 novembre, poi il Cater Capodanno firmato Rai Radio 2 speciale perché sarà l'avvio ufficiale del 2024. Appuntamento al 20 gennaio per l'inaugurazione dell'anno della capitale italiana della cultura con il Presidente della Repubblica Mattarella in diretta Rai. Sarà la Vitrifrigo Arena perché vogliamo che sia popolare, spiega il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Per questo alla cerimonia istituzionale seguirà una festa che coinvolgerà tutte le generazioni. In Piazza del Popolo verrà posizionata la Maxi Sfera della Vita, un oggetto iconico e tecnologico che ogni giorno produrrà spettacoli diversi. Infine un'altra data importante, il 29 febbraio, compleanno di Gioacchino Rossini, l'inaugurazione dell'Auditorium Scavolini. Sì, oggi è un giorno importante perché raccontiamo, in realtà il Comune racconta come è andata questa stagione, ma soprattutto cerchiamo di prepararci tutti a quello che sarà un anno veramente importante e straordinario con il comparto del turismo. Una capitale attrae inevitabilmente curiosità e quindi visitatori, bisognerà essere pronti ad accoglierli nel migliore dei modi, quindi portarli per mano a vedere le meraviglie storico-artistiche della città, gli eventi che noi organizzeremo, ma soprattutto dovranno poi trovare alloggio, dovranno ristorarsi e quindi il comparto turistico deve essere pronto proprio a dare il meglio per poter fare una gran bella figura davanti agli occhi del paese e dell'Europa. Gli Stati Generali del Turismo sono un appuntamento che rappresenta un'opportunità collettiva per fare il punto sulla stagione passata, fare le previsioni su quella entrante e allo stesso tempo rendere chiare le strategie di intervento per il futuro, importanti per Pesaro 2024, come ha evidenziato il vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini. È l'occasione per fare un punto sulla stagione trascorsa, una stagione che per noi è particolarmente soddisfacente, nonostante i timori della vigilia, nonostante un giugno partito complicato per il mare, per i fatti noti legati all'alluvione soprattutto, ma è una stagione che ha segnato invece, non sappiamo se in controtendenza, ma per i dati che abbiamo di Pesaro, una sostanziale tenuta rispetto ai dati dell'anno scorso, che erano dati comunque già buoni, con anche un incremento del turismo straniero, su quello locale chiaramente hanno influito diversi parametri, compreso anche probabilmente in quei mesi molte persone pensavano ad altro, anche avendo subito dei danni piuttosto che a muoversi anche dalle regioni vicine, e soprattutto anche appunto una crescita degli stranieri e dell'extraalberghiero. E da questo punto di vista siamo contenti, anche perché diciamo, tra le destinazioni di mare comunque siamo tra quelle che crescono maggiormente a livello nazionale, anche questo era un obiettivo che sarà volati da tempo, e dopodiché l'occasione di oggi serve anche un po' a lanciare un sasso verso il futuro, verso un primo trimestre di dati che abbiamo dal sentiment dei nostri arrivatori fino alle prime prenotazioni che diciamo danno un grosso interesse sulla città già nei primi tre mesi del 2024, legato ovviamente all'effetto della capitale, e anche l'occasione per dare alcune anticipazioni a partire dal momento inaugurale a come si svolgerà diciamo questo anno che sarà strategico non solo per Pesaro ma tutto il territorio provinciale.